Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vorrei dire onestamente, con onestà intellettuale, che anche nelle interviste che avete raccolto alla Festa di Roma, c'è un punto che in qualche modo è implicito, anche se non viene detto, no? E io lo riassumo così. In fondo il centrosinistra, noi, le elezioni politiche in questo paese le ha vinte l'ultima volta nel 2006. Poi nel 2008, con una bella campagna elettorale di Walter Veltroni, il PD al suo debutto, risultato ottimo per il PD, ma vince Berlusconi. Nel 2013 le elezioni le abbiamo pareggiate, e non sottovalutate, ci vuole del talento anche a pareggiare le elezioni, non solo a vincerle o perderle. E nel 2018 abbiamo subito una catastrofica sconfitta elettorale. Sono passati 16 anni, ma per oltre 10, quasi 11 anni di questi 16 anni, in cui non abbiamo vinto le elezioni nelle urne, siamo stati comunque al governo. Siamo stati al governo sempre per ragioni legittime, nobili, giustificabili. Le posso aggiungere una cosa? Volevo solo completare questo. Per ragioni sempre molto legittime, una volta per salvare il paese dalla bancarotta finanziaria, una volta per evitare i pieni poteri di Salvini, una volta per completare il piano di vaccinazioni, il PNRR. Ma questa campagna elettorale... Ma quindi la conclusione di questo ragionamento qual è? La conclusione di questo ragionamento è che noi abbiamo una grande chance in questa campagna elettorale, che non avremmo voluto in questi tempi e con queste forme, forse neanche con queste alleanze. Ma la grande chance è dire finalmente al Paese qual è la nostra idea del futuro. Però lei ha detto, non abbiamo mai vinto le elezioni da tanti anni, abbiamo sempre governato, spesso governato per altrettanti anni, e dunque il terzo elemento di questa proposizione... Il terzo elemento è che in questi anni di governo siamo stati costretti dentro maggioranze di governo che abbiamo lealmente sostenuto, ma che non erano chiaramente la maggioranza di governo che noi avremmo voluto. Ah, okay. E non abbiamo quindi potuto, dice, realizzare se il programma... Se gli italiani ci voteranno e ci manderanno a governare, potremmo fare il nostro... Noi potremmo raccontare agli italiani un'idea del paese che è radicalmente alternativa all'idea della destra. Non le voglio dare un dispiacere, ma in onda, guarda cosa sta accadendo. C'è l'onorevole Marattin che sta seguendo la trasmissione, io dico perché è rivolto a lei, così risponde, sta seguendo la trasmissione e in tempo reale dice: io non citando lei, proprio è venuto pochi secondi fa, per questo glielo facciamo vedere, io non penso che l'agenda Draghi debba essere l'agenda del PD, soprattutto in campo economico. Marattin dice: Gianni Cupero ora in onda, viene davvero da chiedersi che cosa diamine stiamo aspettando Renzi Calenda. Cioè, capisce che... No, io ho detto una cosa diversa, adesso No, ma non è per correggere, no, però no, è interessante che... Io ho detto che non ne possiamo fare la campagna elettorale dicendo che l'agenda Draghi è semplicemente la nostra agenda e punto. Perché nell'agenda Draghi confluivano anche forze che stanno sull'altro schieramento, come era inevitabile che fosse. Quindi, e ho fatto, lo vorrei dire all'amico Marattin, se ci sta ascoltando e lo saluto amichevolmente, che per esempio sul terreno della delega fiscale noi siamo per una chiara riforma nel segno della progressività fiscale: chi ha di più deve pagare di più. La destra vuole la flat tax e io penso che Marattin sia molto più prossimo all'idea di una progressività fiscale che non... Mi scusi Cuperlo, quando lei dice sono 10 anni che abbiamo governato senza aver mai vinto, beh, questo è un argomento che può essere usato pesantemente contro il PD. Io invece lo voglio usare a favore del PD. No, mi scusi, il centrodestra può legittimamente dire: dateci finalmente i voti in modo tale che governiamo noi e non un partito che le elezioni non l'ha vinta. No, ma attenzione Franco, la destra ha governato questo paese negli stessi anni, non è che non l'ha governata. E il fatto che oggi si erano compattati attorno all'idea di poter vincere facilmente le elezioni, cosa che non accadrà, ne sono profondamente convinto, beh, però avviene all'indomani di una divisione che li ha visti in parte sostenere il governo Draghi nella maggioranza e in parte stare all'opposizione Giorgia Meloni. Quindi da questo punto di vista il ragionamento che mi sono permesso di fare, ripeto, con un atto di onestà, sta poi, perché è un dato oggettivo, quello che ho ricordato, è che noi abbiamo la grande opportunità, la grande chance di dire finalmente al Paese: governare per che cosa, per quali priorità, per quali riforme, per quali diritti, sulla base di quali valori, quali alleanze. Questa è la chance che noi abbiamo, e se sapremo, io mi auguro che lo sapremo fare, Letta lo sta facendo, raccontare agli italiani la nostra idea dell'Italia, alternativa a quella della destra, beh, poi questa partita io la considero ancora assolutamente aperta. E però...